frullo proprio. Tra l'altro se mi dovete creare una nube, cazzo. Ma no, perché fanno schifo pure da qui. Fanno schifo pure i visti della nostra casa. Goditi tu il frullo in HD. Minchia, ma quanto gli hai messo, Shonti? No, in realtà vuoi sentire dello sapore del frullo? La crema. Vuoi sentire l'olio? Della ciolla. Il ciullo sarà mica la ciolla del maiale, vero? Guarda, io penso che quella sia la cosa più lontana da un maiale così. In realtà, vabbè, giusto perché sta filmando Cesa, se no avrei detto una cattiveria. Particolarmente ironica. Anzi, comica. Su, adesso che non sto filmando quei video. Da dove chi provengono quelle carni? Strano non ti abbia fregato per me, Gianni, sei su. Vuoi dire un labiale? Adri, scusa, perché c'è una paletta da aspetta, non girare. La padella che sta andando a fuoco. Ricky, non girare, mettiti a favore di camera, Benedetta Parodi, vai a fare le basi. Cotto e mangiato. Cotto e ciollato. Cotto e avvelenato. Col vicino. Adri, fammi la pubblicità del ciullo. Uno sketch velocissimo. Un ciullo cazzo. No, no. Hai finito le pastiglie dei freni. C'è ciullo cazzo. C'è ciullo per casa. Cazzo, lì il meccanico. Ti fanno il ciullo. Il ciullo è per sempre. Nel senso che dopo. Sì, ho un dischetto da hockey. Dov'è l'altro mio? Che cosa? Anzi, è un mondo? No, ma che ammorto basta. Chiamate le giornalista. Stiamo facendo del tutto. Alza la cappa, Ricky. C'è una parete veramente nera della padella, sono preoccupato per quella parete. Tu credi che il tuo stomaco. Sai che c'era su quella parete. Tu credi che il tuo stomaco sia più resistente. Dell'acciaio inox. Cioè ti dico solo che ho gli schizzi di olio sull'obiettivo della macchina fotografica. Da in 3D proprio. Senti, buttaci un po' di quello sul culo. Cos'hai combinato? Cosa cazzo hai combinato? Ho messo tutto in una pentola. In un modo artista, vero? Casa mia si fa. Raga, ma questa è dobbiamo mischiare le cose, mettiamo un po' di quella scuola sul ciolo. Sicuramente lo più. Ah, voi sono l'impiccione di brutto. Ah, meglio. Tac! C'è meno da mangiare. Se li lasci lì un altro quarto d'ora spariscono. Meglio finisce prima. La sofferenza. Rouge. Gattolo. Ora raccogliamo l'olio. Stanno per arrivare gli altri. Ora raccogliamo l'olio e diamo ai gattini. Vediamo cosa gli succede. Secondo me gli cascano gli occhi. Cotto. Cotto. Aspetta, il lato A. Aspetta che mi dico fermo. Sul lato B. Più bello il lato B. Esatto. Ognuno ogni hamburger ha la valletta che si merita. Bella questa. Sì, perché a mezzanotte fa l'hamburger di merda. Ciullo. La vita del cazzo. Chiamali ciullo, non hamburger. Fareste ciullate. Sì, scusi, per un po' di olio. La ciullata di mezzanotte. Ciullare a mezzanotte? Beh. Mi chiama, sai che bello con in spiaggia, col ciullo. Come i galleggianti in acqua. Servono da boi, quel caso. Minchia, questi non si sciolgono neanche nella. Non si cuociono neanche col sale. Qua, qua c'è ancora. Ma con questi si fanno i cremini di mafia, mica te li cucina nei piedi. Sai come va mangiato questo col come il baccalà? Lascia un po' di brucazzone. Come il baccalà, fai la montagnetta di sale e senti solo il sale, no? Se lo asciuga tutto. Ciullo. Attenti consumatori, c'è ciullo. Aspetta che uno zoom anche su offerta speciale. Deve essere chiaro che non l'abbiamo scelto noi, cioè era nel mio intimo c'è ciullo. Esatto. Stasera, amore, facciamo. No, stasera. Che c'è il sangue che esce. Ah! Aspetta, aspetta, richiesta. Io no, bravo, devo lavorare domani. Fammi fare una zoomata. Bello. Porco Dio! Occhio. Ma stai vedendo che poi è strutturato. Vieni, vieni, avvicina. Guarda cosa esce da questa parte del piatto adesso. Ah.
Ma poi ci scogliamo dopo. Un genio architettonico di Gianni che ha creato una cucina dove tutto rimane dentro, sì. Cioè non esce più nulla, l'unica via di fuga è il sesso. Sei ciullo. Ti prego, fai il bello, è bello che ogni volta la pento la peggiora. Guarda, no, guarda la pento. Aspetta, giù. Perché in ogni guerra ci sono le vittime. Capo Show ti dice il cianciullo. Il mentore. Volevi il dado, mettilo nel culo. Il tuo dado. Ma no, lo usiamo come zampirone, se no se muori. Sono i gatti che li stanno ammazzando. Nella pentola.